Adesso è arrivato il momento di tornare bambini perché c'è la pillola dedicata al Bosco delle Meraviglie. Bambini, oggi sto andando a Montorio Alvomano, una cittadina che appartiene alla comunità montana del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Sì, è da lì che parte la strada maestra, una delle strade più belle d'Italia, che attraversa tutto il parco e ci permette di passare tra i due colossi montuosi, i Monti della Laga e il Gran Sasso. Ma io mi fermo lì. Eh sì, perché Montorio nasconde un segreto, già il suo nome d'origine, Mons Aureus, Monte d'Oro. Sì, infatti nasconde un vero e proprio tesoro. Sì, io mi devo fermare proprio lì, ma non un tesoro come lo intendete voi con la vostra testa da burbani, un tesoro più grande. Magico! Ancora voi? Cosa? Ne volete sapere di più? E va bene. Vi ricordate quando Fata Gelsomina è andata a prendere la polvere di stelle per depositarla nelle pulchelle geniste aquilane? Quando le fatine nascono, le belle pulchelle si aprono e affidano le fatine al vento che le deposita su una foglia sul letto del fiume, il Vomano. Il Vomano le trascina fino al lungo fiume, a Montorio, e lì le fatine trascorrono la loro prima infanzia. Sì, sì, è proprio questo il segreto di Montorio al Vomano. Cosa? Volete venire con me? Va bene. Andiamo! Hopla! Ed eccoci arrivati sul lungo fiume di Montorio, che nonostante voi burbani, in alcuni tratti, avete urbanizzato un po', mantiene quel sapore di selvaggio. Qui, se guardate bene tra le fronde, sugli argini del fiume, potete vedere delle foglie attraccate come fossero barchette. Una gnoma, e in questo caso io, viene incaricata di far scendere le piccole fatine dalle foglie e poi si assicura che stiano bene e le porta tra le crepe delle case di Montorio, dove possono sbizzarrirsi tra colori e fantasia. Passeggiare tra questi vicoli è un perdersi tra colori e creatività. È come entrare in un'atmosfera magica, tra mille cianfrusaglie variopinte, poste in ogni dove, che mettono allegria e merito dei pennelli delle fate. Thank you.
Volete sapere come stanno le fatine? Stanno benissimo, si stanno sbizzarrendo tra colori e campanellini. E quando saranno pronte, saranno accompagnate nelle grotte per imparare le arti magiche. Noi ci vediamo prossimamente, perché io e i miei amici del piccolo popolo abbiamo ancora tante mirabolanti avventure da raccontarvi. Ciao, Burbambini!